Lombardo che lancia lungo nella zona coperta da Tivelli che è in area. Effettua il cross, Tivelli, colpo di testa ed il gol. Gol del Cosenza al decimo minuto. Ha segnato Simeoni, 0-1. Giocatore del Cosenza e c'è il calcio di punizione dal limite in favore del Messina. Al decimo minuto il Cosenza è andato in gol con Simeoni. Pallone dal limite dell'area, posizione abbastanza centrale, Catalano, Napoli caccia tre uomini sul pallone, ora arriva anche Leonardo Rossi, siamo al dodicesimo. A distanza regolamentare la barriera del Cosenza. Catalano sul pallone, caccia, Napoli, bomba e gol! 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 Pareggia il Messina due minuti dopo, questa è dimostrazione di forza! La bomba su punizione di Nicola Napoli, 1-1. Leonardo Rossi comunque, Bellopede sulla sinistra. Quindi Franco caccia che taglia bene Schillaci, effetto il cross Schillaci, la deviazione di Calcagni, mette in palo di fondo e ferma questo cross destinato alla testa di un compagno. Calcio d'angolo che viene battuto dalla sinistra da Franco Caccia. Pallone che spiove in aria. Arriva il portiere, poi ancora c'è il Messina con Napoli in possesso di palla, attenzione, tiro e pallone che se ne va a fil di palo da non più di 4 metri su una palla gol pescata meravigliosa per Luciano Orati. Alla mezz'ora dunque sul risultato di 1-1 il Messina va a battere questo calcio di punizione dalla sinistra. Con Franco Caccia sul pallone, pallone che spiove in aria e la deviazione del Messina va a mandare il pallone al lato, due metri al di là del palo alla destra. Tutto il Messina tranne Leonardo, Vendittelli e Bellopede oltre al portiere in aria. Franco Caccia, tiro e gol! Gol! Romolo Rossi, Messina 2. Messina 2, Cosenza 1. E a terra Romolo, festoso, felice, scoppia di gioia. Messina 2, Cosenza 1. Michele Pitrone, i giornalisti, Schillaci in possesso di palla e in dribbling continuato, ora caccia per Schillaci in aria, Schillaci è la deviazione ed è il pallone che va a dare la precisa sensazione del gol, una sensazione ottica del gol del 3-1, sarebbe stata autorrete. Barriera del Cosenza al limite dell'area, caccia, finta di caccia, tiro, pallone ribattuto, caccia e ribattuto ancora da Petrella, palla che se ne va in fallo di fondo. Palla per Caccia, cerca la finezza, la trova con questo cross, attenzione e Diodicibus si mangia il gol del 3-1 non essendosi avveduto
che il pallone era sui suoi piedi. C'è anche il fallo, forse. Antonio Bellopede. Pallone lungo per Caccia. Caccia. Di Fino se ne va, Catalano in aria, a terra. Calcagni commette fallo su Catalano, l'arbitro non concede al tredicesimo il calcio di rigore per un plateale fallo di Calcagni ai danni. Napoli interviene, serve Caccia. Caccia, il servizio è buono per Schillaci, e in aria esce il portiere e a terra Schillaci. A terra Schillaci, calcio di rigore al quindicesimo, calcio di rigore. Simoni ha atterrato Schillaci. Catalano ha il calcio di rigore, Catalano contro Simoni. Attenti, questo è match ball. Match ball per il Messina. Match ball per il Messina al sedicesimo della ripresa. Messina 2, Cosenza 1. Catalano gol! Gol! Fa 13 Catalano ed il Messina vince la lotteria! Tredicesimo gol di Peppe Catalano. Catalano fa 13 ed il Messina vince la lotteria della Serie B. Schillaci, attenzione. Palla in aria per Catalano. Catalano tenta la girata a volo ed il pallone va fuori. Anche Napoli ha fatto due promozioni a Messina. Napoli si fa portiere di via palla da Russo. Tivelli può tirare, para Di Palma e Romolo Rossi gli appoggia il pallone in seconda battuta. Pallone che spiove in area. Attenzione Tivelli, para Di Palma, Tivelli e poi va in gol Tivelli al 32esimo. Messina 3, Cosenza 2. Tivelli aveva parato il primo intervento, il primo tentativo di Palma. Si soffre fino alla fine.